ragazzi, oggi andiamo alla scoperta di un borgo davvero fiabesco e secondo noi anche uno dei più romantici, nonché uno dei borghi più belli d'Italia. Stiamo ovviamente parlando di Borghetto, una frazione di Valeggio sul Mincio. Borghetto è un borgo di origine medievale ed è attraversato dalle acque del fiume Mincio. Qui potrete trovare degli scorci veramente incredibili, sembra davvero un luogo fermo nel tempo. Passeggiando per il centro si incontra la chiesa di San Marco Evangelista. È stata edificata su un'antica pieve dedicata a Santa Maria. La chiesa è semplice e intima in stile neoclassico, ma nasconde dei veri e propri tesori. Una bellissima tela della Vergine con il Bambino, una pala del Settecento con la Madonna, San Francesco e Sant'Antonio e un bellissimo crocifisso in legno del Seicento. Particolare importante da notare sono le lapidi che ricordano gli avvenimenti storici importanti accaduti. Per gentile concessione del parroco abbiamo potuto visitare il cimitero nel retro della chiesa. Qui potrete ammirare lapidi e cimeli storici recuperati nei dintorni. È possibile ammirare anche l'abside dell'antica pieve. Forse non tutti sanno che anche Borghetto ha un suo castello e a dire la verità è di difficile individuazione in quanto tutte le case costruite intorno ne hanno sviato la fisionomia. Cose che resta più impressa a chi visita Borghetto sono i suoi mulini ancora in funzione. Le placide acque del fiume che muovono le pale e il rilassante suono dell'acqua rendono l'atmosfera davvero unica. Seguirsi di localini e ristoranti, che cosa c'è di più romantico che pranzare sulle rive del fiume? I finally found some eyes that see me from the inside. Nothing left to hide, not even from myself. Eccoci arrivati su un ponte dal fascino smisurato, ovvero il ponte Visconteo. Il ponte lungo 650 metri e largo 25 metri fu fatto costruire da Gian Galeazzo Visconti nel 1393. Per ragioni difensive e per i collegamenti ai territori veronesi da poco annessi ai propri domini. Ogni anno a giugno l'Associazione dei Ristoratori organizza una cena di fama internazionale, la festa del nodo d'amore, ovvero degustare il tortellino tipico ripieno fatto a mano. Manu, ma che cos'è la festa del nodo d'amore?
Ale, la leggenda del nodo d'amore racconta la storia di Malco, capitano delle truppe viscontee, e della ninfa Silvia. Dopo essersi innamorati e vissuto varie peripezie, capiscono che per loro non ci potrà essere felicità sulla terra e quindi decidono di vivere la loro storia d'amore nelle acque, e quindi lasceranno sulle rive un fazzoletto di seta gialla annodato a forma di nodo d'amore. Ecco ragazzi come nasce la leggenda del tortellino di Valeggio. Holding on, tell me what you want, darling, we together. E ovviamente non poteva mancare una visita al castello Scaligero di Valeggio sul Mincio. Ragazzi, che fatica a salire. Noi siamo saliti al castello utilizzando il bel sentiero che da Borghetto si arrampica fino ai suoi piedi. Il sentiero, pur avendo un bel po' di scalini, ha tante zone d'ombra dove fermarsi a riprendere fiato. Alla faccia di riprendere fiato. Never have to hide again. La parte antica è stata quasi totalmente distrutta da un terremoto. Resta solo la torre tonda, singolare costruzione a forma di ferro di cavallo. Come ogni castello che si rispetti, anche questo ha il suo fantasma. Si tratta di Messer Andriolo da Parma. Questa leggenda tenebrosa racconta di tradimenti, atti sanguinosi e cruenti e fughe. Si dice che lo spirito di Andriolo vaghi nelle notti di luna piena alla ricerca della sua spada spezzata e nascosta e del suo onor perduto. Ragazzi, come vedete dal vento e dal nero alle mie spalle, il maltempo sta arrivando. Quindi il nostro video di oggi finisce qui e ci vediamo al prossimo viaggio.